Anzi, le Sì. Beh, chiedo che cosa ci attende nei prossimi giorni, che cosa la... questa è una bella domanda. Io credo che nessun epidemiologo oggi sia in grado di prevedere il futuro. Noi dobbiamo però rimanere, diciamo, sereni, che come dicono molti illustri colleghi, siamo di fronte a una super influenza, voglio dire, non siamo di fronte a una malattia che ha un tasso di letalità così tanto alta da doverci far sconvolgere la nostra vita. Dobbiamo cercare di normalizzare, come abbiamo fatto già in altre occasioni, la nostra vita anche rispetto a eventi così imprevisti. È difficile prevedere. Io credo però, potrei essere smentito domani, dopodomani, che i casi probabilmente, diciamo, aumenteranno perché per adesso siamo, diciamo, di fronte a dei casi di importazione, quindi per quanto riguarda la regione Campania sono casi che sono stati, pazienti che sono stati contagiati in altre regioni. Ci auguriamo che non ci sia una trasmissione autoctona, cioè non ci sia una trasmissione nella nostra regione da paziente con infezione da coronavirus a cittadino, a paziente che non ha l'infezione. Però credo che un piccolo aumento dei casi ci sarà senz'altro. Siamo di Dottor... fronte a una malattia tranquilla, però volevo riprendere un attimo quello che ha detto giustamente il collega che mi ha preceduto. Il problema non è il costo, il problema è fare il tampone nel momento giusto, non fare dei tamponi impropri. Questo è quello che dobbiamo sforzarci di dire ai cittadini e di dire ai colleghi. Il problema non è quanto costa, il problema è di non farlo inutilmente, quindi dobbiamo farlo quando c'è il vero sospetto di infezione da coronavirus.